Radio News 24, on air. Siamo on air, anche oggi, benvenuti sempre su Radio News 24, io sono Gaetano e oggi vi porto a conoscere un maestro di Kung Fu, appunto una disciplina molto molto interessante. È il Centro Internazionale Tigre Bianca, siamo a Mirano, quindi in provincia di Venezia. Con noi abbiamo in collegamento il maestro Pietro Biasucci, che salutiamo. Benvenuto Pietro. Buon pomeriggio e vi ringrazio molto per l'invito, grazie. Grazie a te di essere con noi Pietro, anche perché l'argomento è davvero molto interessante, ci va di approfondirlo un po'. Allora, prima di tutto mi sa che ho già detto una cosa che non è corretta, perché sei maestro di Kung Fu, ma che Kung Fu? Il Kung Fu di cui mi occupo nello specifico è il Kung Fu Shaolin. Esatto. Quest'arte marziale per certi versi mitica o mitizzata anche dal cinema, se vogliamo, che è nata nel celebre monastero Shaolin, uno dei primi insediamenti buddisti in Cina, tra l'altro. Quindi molto molto interessante. Qual è la differenza appunto tra il Kung Fu Shaolin e quello più classico forse che noi conosciamo? Beh, diciamo che il Kung Fu Shaolin viene considerato l'origine un po' di tutti gli stili. Ok. Ed è uno stile che si sviluppa nel monastero e da lì poi è partito tutto quanto il resto, data di sviluppo circa 1500 anni fa. Fantastico. E insomma Pietro, sei un maestro di Kung Fu Shaolin e quali sono stati appunto i tuoi traguardi in questa bellissima disciplina? Allora, la fortuna che fondamentalmente ho avuto è stata la possibilità e il privilegio di essere formato da alcuni tra i più grandi esperti di arti marziali cinesi viventi, nello specifico appunto di Kung Fu Shaolin, rimanendo a stretto contatto con loro, proprio perché ho vissuto in una scuola fondata dal maestro Wang a poche centinaia di metri dal monastero Shaolin proprio. Okay. Maestro Wang, che poi mi ha preso sotto la sua ala, diciamo, di protezione e mi ha istruito e fatto crescere in questa disciplina. Sono arrivato lì circa all'età di 20 anni e da quel periodo ad oggi ne sono trascorsi altri 20, periodo nel quale non sono mai smessi in realtà gli scambi, e questa è anche un po' una delle caratteristiche che contraddistingue la nostra realtà qui in Italia, cioè questa forte connessione e scambio con il luogo di origine della disciplina che noi pratichiamo e divulghiamo anche qui. Molto bella, molto bella. E so che insomma hai anche scritto un libro quando appunto hai fatto questa esperienza, o insomma subito dopo. Sì, il libro è stato pubblicato nel 2016 e a tutti gli effetti raccoglie questa esperienza insomma di circa 15 anni di permanenza in Cina e di trascorsi con questi grandi esperti. Il libro si intitola L'eredità della Rat alla fonte del Kung Fu Shaolin ed è dedicato proprio al mio insegnante e fondatore dell'Accademia Cinese, che ho già nominato, il maestro Wang. È un libro biografico con dei brevi cenni anche storici e di evoluzione un po' anche di questa affascinante disciplina di matrice buddista e arte marziale. È un libro tecnico sulle arti marziali cinesi, ma è anche un libro fotografico in quanto raccoglie circa 200 foto tratte dal vasto materiale che ho, come dire, accumulato nel corso di questi anni. Perfetto. Pietro, allora a questo punto io, prima di salutarti, volevo chiederti quali sono stati poi anche, come dire, o meglio, come si è sviluppata, ecco forse più corretto, la nostra attività sportiva in Italia, la maestra, appunto quella di Kung Fu Shaolin. Sì, la divulgazione appunto di queste discipline sia su un piano sportivo sia sul piano culturale prende forma qui in Italia nel progetto Centro Internazionale Tigre Bianca, che è stato realizzato da me assieme ai miei collaboratori. E il progetto Centro Internazionale Tigre Bianca è composto da varie associazioni sportive che si occupano di diffondere il Kung Fu
Shaolin, ma anche il Tai Chi Chuan e il Qigong, altre due discipline molto importanti nel pensiero tradizionale cinese, che si sviluppano sempre da questa tradizione molto antica, propria del mondo orientale cinese. E la nostra attività si sviluppa principalmente in Veneto, soprattutto in provincia di Padova e di Venezia, ma anche in altre regioni italiane come l'Emilia Romagna e la Sicilia. Perfetto. E, ripeto, la particolarità sta proprio in questa forte connessione con la realtà d'origine delle discipline che noi divulghiamo. Benissimo. Perfetto, allora Pietro, davvero sei stato molto molto esaustivo e ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Prima di salutarci ricordo il sito web che è tigrebianca.it, la pagina Facebook che è Centro Internazionale Tigre Bianca e c'è anche un canale YouTube Shaolin Italia Centro Internazionale Tigre Bianca. Pietro, grazie mille, è stato davvero molto interessante. Grazie, grazie a voi veramente. Grazie. Siete stati molto gentili. Grazie. A presto Pietro, ciao, grazie mille. Ringraziamo il nostro Pietro, noi vi diamo appuntamento a nuove interviste on air, cliccate mi piace e condividete il video della sua intervista. Live Social.